Pareggio per 2-2 tra i Certosini di Mr. Giasi e il San Pietro di Mr. Nucorini. Partita vivace e piena di capovolgimenti di fronte che non ha affatto annoiato i temerari tifosi padulesi accorsi al comunale nonostante la temperatura proibitiva. Il team di Patron Cancellaro si rammarica per i 3 punti mancati sul finale, ma è comunque soddisfatto per non aver concesso alla corazzata sanpietrese di espugnare il comunale di Padula. Il match inizia subito in favore della squadra ospite. Al sesto il direttore di gara Lamanna punisce un intervento di Anania in area e Iannone, con una precisa esecuzione dagli 11 metri, sblocca il risultato. Risponde però Radesca 7 minuti dopo con una precisa esecuzione rasoterra di un calcio di punizione dal settore di destra. Passa poi in vantaggio l'AS di Padula con la rete di Rienzo che, al 31esimo, frutta la presa non eccezionale di Marmo dopo la punizione del solito Radesca e sigla il vantaggio. Primo tempo che termina 2-1 per i locali. Nella ripresa le due squadre continuano a testare la tenuta difensiva avversaria e, dopo vari tentativi, il San Pietro approfitta di uno svarione della retroguardia padolese e, in contropiede, Tuozzo realizza il pareggio superando Trotta. Al 32esimo arriva l'episodio che potrebbe incidere sul match. Rienzo si procura un calcio di rigore in area, ma lo specialista Radesca calcia inspiegabilmente oltre la traversa, gettando così all'aria 2 punti d'oro.